Buongiorno a tutti e bentrovati a una nuova puntata della rubrica Domanda risponde. Oggi parleremo delle domande di pensionamento per il personale scolastico. Andiamo alla prima domanda. Se nella legge di bilancio 2022 dovessero approvare quota 102 per il pensionamento con 63 anni di età e 39 di contributi, riapriranno i termini per la domanda di quiescenza? Si deve attendere l'approvazione della legge di bilancio 2022, che sarà fatta intorno a metà dicembre 2021, fine dicembre 2021, per capire quali saranno i requisiti per fare domanda di pensionamento con la cosiddetta quota 102 e se verrà applicata anche al personale scolastico a partire dalla finestra dell'1 settembre 2022. Se dovesse esistere quota 102 per il pensionamento di docenti e personale ATA e di dirigenti scolastici a partire dal settembre 2022, è chiaro che si dovranno riaprire i termini. E intorno, immaginiamo, a gennaio-febbraio 2022. Seconda domanda. Sono una docente donna con 41 anni e 10 mesi di contributi versati al 31 agosto 2022 e compierò 65 anni a giugno 2022. Posso fare domanda per il trattenimento in servizio per l'anno scolastico 2022-2023? Purtroppo no. L'amministrazione ha l'obbligo di collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, cioè 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 e 10 mesi per gli uomini, al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni entro il 31 agosto 2022. Domanda numero 3. Posso aderire per andare in pensione all'opzione donna avendo 59 anni che compirò a novembre 2021 e 37 anni di contributi al 31 agosto 2022? Sì, sulla modalità di pensionamento opzione donna dovrà intervenire comunque la legge di bilancio 2022 per garantire il suo mantenimento. Dalle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi, questa modalità pensionistica verrà prorogata anche per il 2022. Quindi, avendo raggiunto i 58 anni entro il dicembre 2020, infatti ne faceva 59 a novembre 2021, e 35 di contributi entro il dicembre sempre del 2020, ne ha fatti 37 ad agosto 2022, ne farà 37 ad agosto 2032, potrà fare domanda di pensionamento entro il 31 ottobre 2021. Vi ringraziamo sperando che questa rubrica sia stata utile ai nostri lettori. Ci vediamo il prossimo mercoledì. Arrivederci.